Allora, siamo a Parco Leonardo in via Copenaghen. Sta succedendo qualcosa. Ce lo spiega Antonio, un residente del quartiere. Vai, Antonio, dici. Ciao, buonasera. Nulla, diciamo che come altri cittadini, miei amici e conviventi di questo quartiere, abbiamo deciso, anche se sicuramente non aspetta a noi, però siccome il degrado qui sta aumentando giorno per giorno, abbiamo deciso di dare una pulitina in modo che anche noi stessi che viviamo qui, diciamo, siamo un po' più agevolati. Vedi un attimo queste povere piante che sono lasciate proprio allo sbando, rami secchi, sterpaglie, perché non è possibile neanche parcheggiare, ma non è possibile anche madri che passano con le carrozzine a volte, non ce la fanno neanche perché i rami arrivano fino giù in basso. Poi stiamo dando una pulita, se tu puoi vedere, se tu guardi qui i marciapiedi, sono veramente in uno stato schifosissimo. Ora è vero che anche io, per esempio, ho il cane, no? Ma credimi, molte volte incolpano noi che abbiamo gli animali che sporchiamo, ma non è così vero poi, perché guarda, se tu prendi un primo piano di quel bordo lì, ti rendi conto di come siamo messi, c'è proprio la sterpaglia. E per cui niente, abbiamo organizzato appunto con un gruppo di amici qui del quartiere di dare semplicemente una pulitina. Che Ora, cosa farete nello specifico? praticamente stiamo potando gli alberi, li stiamo rendendo un po' più belli, diciamo un po' più alberi, non cespugli abbandonati a se stesso, per cui stiamo tagliando rami vecchi, rami troppo lunghi, dove appunto possono parcheggiare e passare le persone. E chiaramente noi non siamo organizzati, non abbiamo camion, siamo dei semplici cittadini, per cui raggrupperemo tutto questo verde, speriamo che qualcuno lo venga a smaltire, in questa Infatti, dove aiuola li qui. ponete Sì, li poi? stiamo ponendo in Ah, questa ok. aiuola qui che è sicuramente visibile e speriamo che qualcuno del comune, qualche buon'anima, possa prendersi in carico di venire a raccoglierli, insomma. E questo è quanto. Siamo pronti a subire qualsiasi conseguenza, pur di vivere in un quartiere gratificante, perché questo lo è, o lo potrebbe essere tranquillamente un bel quartiere, però purtroppo dobbiamo, ecco, metterci il cappelletto da capocontadino e lavorare.